In questo tutorial invece andremo ad implementare alcune funzionalità nel Models. Per farlo quindi andiamo a una nuova app, Rails, new demo Models, menti MySQL. Come abbiamo già visto in tutti gli altri tutorial, andiamo nel nostro secret file a settare i dati del database. Andiamo poi nel nostro database e mettiamo le nostre ops. Devo aprire il nuovo progetto ovviamente, facciamo così, visto che ci siamo, ci copiamo già questo del vecchio progetto, che così non dobbiamo star lì a riscriverle tutte. Appunto richiamiamo, come abbiamo già visto nei tutorial precedenti, le credenziali del nostro end file. Fatto questo, Rails db create. Ok, ora andiamo a creare uno scaffold, il nostro scaffold, quindi dobbiamo fare Rails g scaffold. E andiamo a creare insomma uno scaffold che io chiamerò MyTotal, dopo vedremo perché mi dà appunto di fare un applicativo dove appunto con due operatori e andiamo a fare la somma delle due operazioni. Ora voi direte niente di che, sì, ma poi andremo a vedere appunto che useremo il model per avere il totale senza doverlo passare nel campo. Questo alla fine lo scopo del tutorial. Quindi ora andiamo a farlo. Andiamo a creare tre campi, uno chiamato operator, first operator, operator e sarà un integer, poi andiamo a creare un second operator, anche questo sarà un integer, e un terzo operator chiamato total, anche questo sarà un integer. Lanciamo il nostro controller, andiamo un attimo a vedere che sia tutto ok nello scaffolding, nello db migration. Ok, abbiamo i nostri campi integer, dovremmo avere già anche il controller e il model e la view generati. Andiamo qui in app, view myTotal, ok, controller myTotal, ok, e il models myTotal, ok, tutto bene fin qui. Quindi facciamo la nostra migration Rails db migrate, facciamo partire il nostro applicativo Rails s, andiamo qui sul localhost 3000. Ora andiamo su my, vediamo come sarà il nome del nostro root. Andiamo un attimo in config root, sarà my underscore totals, underscore totals. Ok, andiamo prima a fare un'operazione normale, quindi facciamo 32 più 32 più 24, il risultato dovrebbe essere 56 e qua dobbiamo scriverlo a mano. E se ho sbagliato a fare il calcolo, fate finta di niente. Ok, e fin qui niente di nuovo sul fronte occidentale. Però se invece lasciamo il nostro campo vuoto, andiamo a un nuovo total, facciamo
15 più 12 dovrebbe fare 27, ma noi non andiamo a mettere, lui ce lo salva, ma non abbiamo il totale. Quindi, siccome i computer sanno fare le operazioni, perché mai noi dovremmo andare a fare il totale a mente quando possiamo farglielo fare al computer? Quindi possiamo fare che andiamo qui nella nostra view dove abbiamo il form. Ok, andiamo a cercare la nostra view. Form e cancelliamo il campo totale. Come vedete non abbiamo il campo totale. E quindi come facciamo a inserire il totale? Semplicemente andando nel nostro models myTotal e qui gli diremo che tutte le volte che salviamo appunto il nostro record deve fare il calcolo appunto prima di salvarlo. Come vedete, a Rails ha una serie di cicli appunto di vita delle sue operazioni che includono, come vedete, sono molte, before validation, after validation, questo vedremo magari in un prossimo tutorial, poi abbiamo before save, around save, before create, around create, eccetera, eccetera. Noi useremo il before save, credo. Prima creiamo un metodo chiamato sum get total, facciamo un end, qua al suo interno gli passiamo un self.first operator facciamo in più self.first ovviamente mettiamo il nostro self.totalVuoto. Fatto questo, qui sopra andiamo a creare appunto la nostra funzione before save:getTotal. Fatto questo andiamo a fare una prova, qui facciamo aggiorna, proviamo a fare 15 più 10 crea myTotal e come vedete qua abbiamo ottenuto 25 e facciamo un'altra più complessa 253 più 412 via totale 665 quindi tramite questo comando appunto siamo andati a riempire il campo che non abbiamo appunto digitato manualmente. Quindi tutte le operazioni che volete fare in fase di salvataggio appunto potrete farle usando questi comandi before save come vi ho fatto vedere prima, ce ne sono molti altri a seconda appunto di dove volete andare ad intervenire. Per essere sicuri il nostro appunto model sta intervenendo, ci basta andare qui, togliere before save e vediamo se la prossima operazione ce la somma lo stesso, no? Facciamone una semplice 11 più 8 create myTotal e come vedete non è avvenuto appunto perché abbiamo richiamato appunto la nostra funzione in before save e se mai facciamo invece il before update dovrebbe intervenire solo dopo l'aggiornamento, quindi come vedete, aspettate un attimo, siamo un attimo persi. Facciamo uno nuovo, facciamo 32 per 12, salviamo, non lo ha salvato, facciamo edit, salviamo e lo ha ottenuto appunto perché abbiamo detto che questa funzione deve intervenire solo durante il solo durante appunto l'aggiornamento. Adesso andiamo invece
comincia a vedere come creare un campo virtuale in Rails. Quindi creiamo un nuovo scaffold, lo chiamiamo questi cancelliamo tutti. Creiamo un campo chiamato name string. Names, ok, andiamo qui. Buona parte e salviamo. Andiamo qui, creiamo Winston Churchill e salviamo. Ora mettiamo di voler avere il nome, tutto il nostro nome unito in un'unica variabile. Ovviamente il metodo più facile sarebbe questo, appunto. Creiamo un altro campo qua, ovviamente sarebbe fin troppo facile. Mi sa che ho lasciato aperto qualcosa da qualche parte, può essere, eh? Non lo so, mi fa dei colori strani, probabilmente è l'editor di Visual Studio. Andiamo un attimo a vedere subito. Ho qui sul back, ok, però noi ovviamente non vogliamo fare una cosa così macchinosa. Ovviamente un altro metodo sarebbe concatenare le due variabili. Possiamo farlo così. Ma anche questo ovviamente è un pessimo metodo. Il metodo giusto per farlo è creare un campo virtuale. Per farlo, cancelliamo un attimo questo. Lasciamo un attimo vuoto. Andiamo nel nostro models, quindi models, my name. Creiamo un campo chiamato def qua non ci basta che fare il nostro questo qui, andiamo qua nel nostro indice, poi proviamo a vedere se esce. Andiamo a vedere cosa succede. Ah, ovviamente qua siamo in un loop, quindi dobbiamo passargli ovviamente la variabile del nostro loop myname.name.surname. Come vedete, ora funziona, ovviamente ha non c'è lo spazio, poi se possiamo togliere il return, magari mettiamo un plus qui, ok, mettiamo uno spaziettino così, proviamo, ok, andiamo a metterlo anche nel dettaglio. Nome vari la nostra variabile virtuale qui. Andiamo in show.
esempio di come possiamo appunto implementare il model sotto quelli che abbiamo già visto, ad esempio tramite le validazioni dei campi. Facciamo un esempio che rende più chiaro il concetto. Andiamo qua nel model, andiamo qua sul nostro name, possiamo dirgli che vogliamo appunto validate name, virgola, presence true. Quindi vogliamo che il campo name sia obbligatorio. Ok, validate name, dovrebbe essere corretto così. Andiamo a provarlo, veniamo qui, Rails, apriamo l'elemento. Vedete, ci esce l'avviso che il nostro nome è obbligatorio. Ok, un'altra implementazione sempre del campo validate, ad esempio, che magari è più utile forse di questa, ad esempio possiamo dirgli che vogliamo che il nostro campo nome abbia una lunghezza length una lunghezza minima quindi un lettere. Con la M finale, minimum, ok, andiamo a vedere. Ok, ad esempio, G, proviamo solamente di una G. Come vedete ci dice il nome è troppo corto, minimo due caratteri, quindi mettiamo George, scriviamo il nostro nome e come vedete appunto possiamo anche appunto validarli tramite la lunghezza dei campi e qua ovviamente possiamo anche mettere tanti altri tipi di validazioni, ad esempio questo è un comando, quindi non diciamo un comando per il codice fiscale, in cui appunto si può dire che deve essere lungo 12 lettere, credo, 12 caratteri, eccetera. Per i numeri di telefono si può dire che deve essere solo un integer, eccetera, eccetera. Insomma, ci sono tante tipologie di combinazioni, insomma, possibili, di verifiche, di validazioni che si possono fare. Ora, volendo potete anche combinare più validazioni insieme, come ad esempio qui possiamo dirgli che deve essere minimo due caratteri, massimo 5. Andiamo a vedere. Winston Churchill arriva, ok, Cesare. Se facciamo G di Giulio ci dice che è troppo corto. G
Giulio è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caratteri, quindi dovrebbe dirci che è troppo lungo, come vedete è troppo lungo, quindi dobbiamo stare entro i 3, i 4, i 5, e come vedete lo ha salvato. E quindi direi che anche per questo è tutto.